Buonasera, buonasera amiche e amici e benvenuti al nostro quarto appuntamento con la rubrica Domande e Risposte, una rubrica nata sulla pagina del libro Indagine su Alda Merini, Non fu mai una donna domesticabile, che è questo e di cui io sono l'autrice, Margherita Caravello. Vi ringrazio per esservi collegati con me. Oggi parleremo del rapporto di Alda Merini con le donne. Abbiamo affrontato nel corso delle precedenti dirette il suo rapporto con il manicomio, che fu un'esperienza terribile, ma anche uno spazio altro in cui ritrovare se stessa fuori dalle stringenti norme sociali del quotidiano. Abbiamo proseguito analizzando il suo rapporto con la fede, la sua religiosità francescana che celebra la vita, la bellezza di tutte le cose del giorno e che accoglie anche l'inferno della vita come parte del tutto. Nella terza puntata abbiamo parlato di Milano, della sua nebbia, dei suoi navigli e di quel microcosmo nella città in cui tutti si conoscono, si danno una mano a vicenda o si giudicano da dietro la persiana socchiusa, a seconda. Io vedo che vi state iniziando a collegare, ringrazio Stefano Cherubini, lo saluto, saluto Giorgio Vacchini, saluto tutte le persone che si stanno collegando con me in questo momento. E introdurrei l'argomento di oggi del rapporto di Alda Merini con il femminile, il suo personale, quello altrui, che come vedremo non saranno solo rose e fiori, anzi, con una considerazione generale. La considerazione generale è che tutte le donne che hanno scritto, prima o poi, nel corso della loro carriera, si sono ritrovate a scrivere anche di donne, hanno affrontato la questione femminile. Una questione che è ancora estremamente attuale, che vede la donna troppo soggetta purtroppo ad aspettative sociali ereditate dalla società ottocentesca, in cui la donna, lo sappiamo, non aveva né una professione né un ruolo né nessuna forma di autonomia in denaro, diritti, libertà di pensiero, di azione per disporre di se stessa secondo la sua personale inclinazione. Ecco, avremo modo e occasione in una delle prossime dirette di approfondire la questione femminile nella sua evoluzione storica, dal matriarcato, perché così è nato nelle prime comunità sociali, fino al patriarcato ottocentesco e ai suoi strascichi che ancora oggi purtroppo, viviamo. Parleremo di tutte le più recenti conquiste per la parità di genere e sveleremo poi in seguito ci sarà anche qualche ospite che sarà con noi. Intanto do il benvenuto ad Anna Perna e vi suggerisco, se vi fa piacere, di condividere la diretta con i vostri amici in modo da supportarci nel nostro lavoro di diffusione culturale. Allora, parleremo oggi essenzialmente del tipo di rapporto che Alda Merini ebbe con le donne, donne che sono raccontate ampiamente nelle sue opere e sono le internate, sono le vicine di casa, le donne di famiglia, le donne di lettere, non mancheranno anche le mogli degli uomini che frequentò Alda Merini, le eroine tragiche dei romanzi e tutte le sfaccettature del suo personale femminile nell'espressione di sé che sia spirituale che carnale, come madre, come amante, come mistica e come poeta. Poeta è una parola importante in questo momento perché Alda Merini, quando si rivolse a se stessa come poeta, preferì mantenere la declinazione al maschile. E questo perché? Perché si definiva un uomo di carattere. Il primo momento, a suo dire, di questo dissesto emotivo fu con l'inizio del ciclo mestruale, con il cambiamento ormonale. E non mancò di accusare uno dei suoi primi amori, Giorgio Manganelli, asserendo che tra i due il più femminile, senz'altro, era lui. Alda Merini ebbe un rapporto privilegiato con gli uomini della sua vita, preferiva la loro compagnia, con loro si sentiva più a suo agio, non si sentiva giudicata, come invece accusava da parte delle donne. Le donne la facevano sentire minacciata perché avevano una sottile cattiveria che, nei suoi confronti, che
Per quanto Alda Merini da una parte giustificasse, dall'altra la portava a condannarle a maggior ragione. E questo perché Alda Merini era convinta che le donne fossero in qualche modo effettivamente superiori agli uomini, sotto diversi aspetti. Ma questo vantaggio, a suo avviso, veniva vanificato il più delle volte da atteggiamenti meschini a cui la donna non si sapeva sottrarre, che anzi per prima perpetrava, esercitava nell'educazione dei figli, tramandando pregiudizi, tramandando calunnie, tramandando gelosie. Alda Merini ebbe un pessimo rapporto con le sue vicine di casa, alle quali rivolse qualsiasi forma di invettiva, colorite e sfuriate, qualche ceffone e perfino uno scherzo telefonico. Le vicine di casa di Alda Merini la consideravano, lo sappiamo, la pazza della porta accanto. La trattavano con ostentata indifferenza e malcelato sospetto. Avevano le case linde loro, ordinate, talmente silenziose che sembravano disabitate. La spiavano, la giudicavano, ma non le rivolsero mai la parola. Contro una per tutte, Alda si vendicò. La chiamò una notte al telefono. Sangue dal tuo lavandino, disse soltanto prima di riattaccare. Non accadde granché, ma fu liberatorio. Se la prese spesso anche con le mogli, come dicevamo, degli uomini che frequentava. Le donne più giovani anche che non le davano del lei, e questa cosa le creava una grandissima stizza perché non c'era quella distanza a cui lei era abituata invece al tempo della sua giovinezza, quando si dava del voi agli adulti e del tu lo potevano utilizzare soltanto all'interno della coppia tra moglie e marito. Queste giovani non le davano del lei, non portavano rispetto neanche per se stesse, perché si agghindavano come vetrine a Natale per compiacere l'uomo, erano competitive, erano generose nel sesso, ma incapaci di suscitare qualsiasi forma di erotismo. Insomma, quando si trattava di mettersi in competizione, Alda Merini si batteva per difendere il suo ruolo da prima donna e fu tremenda. Fu impietosa però anche con se stessa e del suo sentirsi una donna decomposta, come diceva, come disse in una delle sue poesie. Troviamo traccia anche in questo conflitto senza risoluzione tra il desiderio di essere moglie e madre e anche libera da ogni imposizione e convenzione, dedita totalmente alla poesia che non a caso è femminile. Nei suoi rapporti con le donne della sua vita, le poche di cui tollerava la presenza, abbiamo avuto un esempio in Luisella Veroli, che fu Veroli e che Alda Merini ribattezzò quando la incontrò. Diciamo, nelle poche donne che Alda Merini tollerava nella sua casa, nella sua vita, fu un po' dispotica, un po' accentratrice. Pretendeva da loro che fossero pronte a mettere i propri impegni al servizio della sua volubile esigenza di far poesia, che fosse al telefono, che fosse al bancone di un bar, che fosse a ora di cena o a notte inoltrata, senza alcuna possibilità di tregua, neanche nei giorni di festa, lo abbiamo visto. Entrava ad esempio alla Chiave di Volta, che era una bottega d'artista sui Navigli, gestita dalla famiglia Parea. C'era Emilia Rebuglio Parea, che fin dalla prima volta, quando le si parò davanti a Alda Merini all'ingresso del suo negozio, si sentì dire: «Bianca, scriva!». Emilia si girò un po' intorno, sapendo di chiamarsi Emilia. Un po' perplessa, decise comunque di accontentarla e fu curiosa di questa donna che all'epoca, negli anni 90, non era ancora universalmente riconosciuta come poetessa, era più che altro la pazza della porta accanto, di cui abbiamo detto. In seguito, poi, alla Chiave di Volta fu installato un telefono. E quindi Alda Merini prese a frequentare assiduamente il locale, fumando seduta sui suoi divani, chiacchierando con gli avventori, dettando poesie e soprattutto approfittando per qualche interurbana di troppo. Nessuno ebbe mai il coraggio di interromperla, figurarsi, contraddirla o chiederle di riagganciare. Emilia, che più di qualcuno ancora chiama Bianca, ricorda, ed è interessante notarlo, che Alda Merini le suscitava un'attenzione particolare. Si sentiva al suo cospetto investita di una arrendevolezza totale e necessaria, volta a supportare la poetessa non solo per la sua arte, ma anche per l'inenarrabile sensazione di sentirsi parte
parte ogni volta del miracolo della creazione. Stefano Cherubini dice: le donne sono più intelligenti, Alda ne è la prova. Ecco, io non vorrei adesso aprire una faida, però effettivamente fin dai tempi, diciamo, della primissima psicologia si parlava dell'inaffidabilità della donna in quanto troppo vincolata in balia del suo sentire emotivo. E quindi in un certo senso sto studiando adesso, in questo periodo sto approfondendo la composizione delle emozioni ed effettivamente pare che la donna abbia un'attivazione superiore nella gestione delle sue emozioni rispetto all'uomo. Poi magari un giorno ne parleremo, però sì, effettivamente tra donna e uomo c'è una differenza biologica di base, una differenza che si è manifestata nel corso della storia, prima ancora di avere le competenze per poterlo dire scientificamente, come una maggiore eccitabilità dell'emotivo. Ma torniamo ai locali frequentati da Alda Merini. Alda Merini affidò a Emilia Rebuglio Parea la curatela di una sua raccolta di poesie, dal titolo Tu sola nel mio deserto. Ed è una raccolta di poesie nate proprio lì, in quel locale. Un'altra raccolta di poesie nate in un locale lì accanto, un locale molto vicino, che adesso purtroppo è chiuso, sto parlando del Bar Chimera, fu Ballate non pagate. Ballate non pagate. Che tra l'altro valse ad Alda Merini nel 96 il premio Viareggio, nacque proprio all'interno di questo locale. Il Bar Chimera era un locale aperto fino a notte fonda, frequentato da artisti, da intellettuali, da gente anche che non sapeva semplicemente dove andare. Era gestito da Laura Alunno, che fu poi la curatrice di questa raccolta. Il suo merito principale fu quello di non far mai mancare ad Alda Merini un cappuccino, una fetta di torta, qualche sigaretta e in definitiva, come ebbe a dire la poetessa, una seconda casa. In cui incontrare amici e passanti, vite da guardare da vicino e poi da raccontare in versi. Nella prefazione a Ballate non pagate leggiamo proprio Laura Alunno che dice che in questa raccolta di liriche sono cercate nel quotidiano da una donna forse stanca di Dio, dopo averlo tanto cantato, dopo aver dedicato a Dio bellissimi versi, tanto da essere salutata ai suoi esordi come una poetessa mistica, Alda Merini, dopo aver a lungo invocato il suo Dio, in questa raccolta lo accantona un po' per aprire più decisamente le braccia al pagano da sempre rimasto sull'uscio e quindi a questa dimensione carnale, a questa dimensione umanissima. Tutt'altro tono e trattamento fu riservato a Maria Corti. Maria Corti curò la Terra Santa e Vuoto d'Amore, che sono due delle opere più celebri, più conosciute, che hanno avuto maggior successo di Alda Merini. Maria Corti si prese carico di selezionare tra valanghe di scritti di Alda Merini le poesie più rappresentative, che andarono poi a comporre queste due raccolte. Alda Merini sviluppò nei suoi confronti un rapporto di estrema complicità e anche di conflitto benevolo però. Leggiamo un estratto da una lettera che le scrisse in cui dice: Cara Maria Corti, mi hai vista nascere e mi hai vista morire, sempre con il tuo nome sulle labbra. Ti ho amata, Maria, tanto, come maestra e madre di cultura e come donna ispiratrice. Non sono la prima poetessa ad aver avuto per musa una donna virginea, estremamente capace di cieli aperti. Avevamo una vicenda in comune, una grande paura del terrestre e del discorso, una grande paura della pelle. Mi hai definita selvatica, come la ninfa. È vero, io scappo da tutti, spaventatissima, ma soprattutto mi sono sempre arresa alla tua magniloquenza. Avrei voluto incontrarti ogni giorno per imparare da te le cose che non ho imparato neanche dal cielo. Ti ho vista poco, ti ho persino odiata, ma i poeti sono fatti così, parlano sempre male di coloro che amano. Straordinario. Maria Corti fu una donna colta, determinata, severa. Chissà che Adalda Merini non ricordasse un po' la sua maestra elementare, che aveva un po' le stesse caratteristiche a livello caratteriale. La prima figura femminile emblematica al di fuori della famiglia d'origine fu proprio questa maestra elementare, Silvia Rovelli, che su Alda aveva un grande ascendente, tanto che quando Alda Merini
decise di farsi monaca, la famiglia incaricò proprio lei di dissuaderla e ebbe ragione perché ci riuscì. Alda Merini deve tra l'altro a lei il fatto di aver consegnato a Romanò le sue prime poesie. E quando Romanò le fece leggere a Spagnoletti e infine le pubblicò, Alda Merini rimase sconvolta dall'immediatezza, dal riscontro inaspettato che ebbe la sua poesia. Tra l'altro, questa maestra fu materna, al tempo stesso severa. Alda ricorda che fu forse lei a tirar fuori il meglio della sua predisposizione poetica, ma ricorda anche che la prendeva in braccio per guardare le gemme dei fiori nuovi sugli alberi in cortile in primavera, che le pettinava i lunghi capelli e che forse in qualche modo l'aveva presa come la figlia femmina che non aveva mai avuto e che tanto invece aveva desiderato. Un'altra donna molto importante nella carriera di Alda Merini fu Ida Borletti. Di Ida Borletti ci sono poche notizie nelle opere di Alda Merini, se non una dedica nella prima pagina della sua prima raccolta che si intitola La presenza di Orfeo. Ida Borletti fu essenzialmente per Alda Merini una benefattrice, una mecenate, perché finanziò la pubblicazione appunto della sua opera di debutto, La presenza di Orfeo, nel 1953. Perché era una contessa, perché era consapevole di essere nata privilegiata in una famiglia benestante, perché scriveva a sua volta e dimostrò cognizione dell'umano, una cognizione che fu più efficace della psichiatria dell'epoca, perché Alda Merini, non riuscendo a trovare i finanziamenti per dare alle stampe la presenza di Orfeo, ebbe le prime ombre, come si dice, della sua mente, che non si risolsero né con Fornari né con Musatti, due psichiatri a cui fu affidata, ma si risolsero infine con il pagamento delle spese di pubblicazione da parte di Ida Borletti. A proposito di ricoveri, le più profonde e più dolorose connessioni con l'umano femminile, Alda Merini le ebbe proprio in quei luoghi. La cognizione del dolore, stando alle sue opere, fu radice e apice del suo sentire comune con tutte le donne fraintese, con tutte le donne abbandonate, violate, che incontrò in manicomio e furono davvero tante. Assistendo contemporaneamente ai suoi più intimi turbamenti e alle manifestazioni esteriori di ogni forma di disagio e di annichilimento operata dal manicomio sui corpi e sui volti inespressivi, abbruttiti letteralmente dai farmaci, Alda Merini fu come se riconoscesse infine questa radice comune di un sentire più forte, di una fragilità condivisa e nacque quindi proprio in questo momento la compassione e la forza di sentirsi ogni giorno investita del ruolo di difendere dagli abusi le vittime più inermi e probabilmente questo lo portò anche fuori successivamente quando tornò a casa ed accolse tutti i diseredati dei Navigli. In qualche rara occasione all'interno del manicomio riuscì a empatizzare pure con le infermiere, non certo quelle che passavano il loro tempo a imbellettarsi in attesa del passaggio del medico, ma si avvicinò a quelle rare dimostrazioni di umanità, quelle che avevano un istinto materno, che coinvolgevano le degenti più mansuete nei loro piccoli lavori di ricamo, che si fermavano a scambiare quattro chiacchiere con loro. E quindi da qui probabilmente si radicò e prese spazio questo innato senso di compassione che Alda Merini aveva e che fece crescere esponenzialmente. L'istinto materno di Alda Merini fu una costante del suo sentirsi donna e probabilmente prese piede anche proprio nell'accudimento di queste vittime che incontrò. Io vi leggo giusto qualche estratto da L'altra verità, Diario di una diversa, che è una testimonianza in prosa, eccolo qui, una testimonianza in prosa del suo internamento. Mi sono segnata tre punti a mio avviso fondamentali. Il primo è quando, passeggiando per i giardini, quando finalmente furono aperti i cancelli e i pazienti poterono frequentarli, un giorno scoprì, dice, che sul braccio di un adolescente erano evidenti i segni di ripetute rasoiate.
Ma perché tanti suicidio, le chiesi? La poverina non sapeva rispondermi, ma era evidente che mancava di amore e che lì certamente non avrebbe trovato. E questo già è emblematico. C'è poi un altro passaggio che ho evidenziato. Ed è qui. Alda Meriné non dice chiaramente i nomi interi delle donne con cui ha avuto relazioni, e mette soltanto le iniziali. E qui parla della Z. La Z un giorno mi comparve davanti con la faccia stravolta e mi disse: "Vieni nella mia camera". Io la seguii, non aspettandomi nulla di particolare, se non le solite confessioni di cose reazionarie che accadevano soltanto nella sua testa. Invece, una volta nella sua camera, la Zeta si denudò e mi disse: "Adesso tu devi fare all'amore con me". Io rimasi alquanto sconcertata, la guardavo per il lungo, senza alcuna sorpresa. Da troppo tempo a me il sesso non diceva più nulla, ma quella vagina prepotente e vogliosa pareva volesse parlare, lanciare invettive verso di me. "Non posso, Zeta", le dissi. "Non posso proprio, credimi, e poi non lo trovo giusto. Non ti ricordi che siamo in un ospedale?" "Ospedale un corno", mi rispose lei. "Io voglio godere come tutte le altre donne. E anche tu, del resto, con quella tua aria da santarellina, come hai fatto a fare i tuoi figli?" Non avrei potuto spiegarglielo. Sentii una profonda malinconia invadermi il cuore. L'amore, quello che io avevo sentito per mio marito, era una cosa così diversa da quella volgare esibizione. Tuttavia, compresi che la Zeta si trovava anche sotto uno stato di eccitazione psichica. Non volevo chiamare le infermiere. "Vieni", le dissi dolcemente, "ti porto a letto". La Zeta mi appioppò un sonoro bacio sulla bocca, credendo che io sarei stata le sue voglie morbose. Invece, io la feci adagiare sul fianco e presi a farle aria, come si fa con i bambini. "Vuoi vederla? Vuoi vederla?" insisteva lei. "No, Zeta", le dissi io, "ricordati che sei madre anche tu e che queste cose le devi superare, soprattutto perché sei qui dentro". Allora la Zeta si mise a piangere e il suo corpo di ragazzona infelice pareva squassato dal terremoto. Dopodiché si acquietò e finalmente riuscì ad addormentarsi. Dopo la Zeta, un'altra persona venne a farmi compagnia e fu la D. Uscita da una famiglia di pazzi, pazza ella stessa fino alla violenza, possedeva delle pulsioni carnali che ti facevano rabbrividire. Era chiaramente lesbica e anche lei mi prese di mira. Non a caso tutte lesbiche in manicomio. Donna bellissima, poteva assomigliare ad una Cleopatra con un passo felino, ardente. Tutti gli uomini, tutti gli infermieri si voltavano a guardarla quando passava, ma lei rantolava cose oscene con la sua voce da uomo mancato. Una volta scrissi una poesia alla Zeta. La D lo venne a sapere e mi schiaffeggiò davanti a tutti. Fu questa una delle tante umiliazioni che però, patite da gente senza coscienza, bruciavano poco. Quanto avrebbe dovuto bruciare poi la sopraffazione degli incoscienti una volta uscita dal manicomio? L'istinto materno di Alda Merini fu una costante del suo sentirsi donna, affascinata, assoggettata al carattere volitivo delle donne che ha conosciuto nel corso della sua vita, affascinata e assoggettata al carattere volitivo della madre. Volitivo e austero, si sentì sempre inadeguata a quel ruolo, avendo di fronte l'esempio della madre. Una madre che a suo dire non la abbracciò mai, che la riempiva di vitamine affinché fosse una buona terra da fecondare, e lo fu. Una donna che aveva in programma per lei che si sposasse, che diventasse a sua volta moglie e madre, che si rifiutava di contemplare un futuro diverso, magari una laurea, una carriera, ma che non le fece mai mancare, pensate, una spiga di lavanda tra le pagine del suo quaderno di scuola, né il vestito della festa, né la sua mano sicura ad assisterla quando ebbe le prime due figlie. Quando Emilia Painelli, la madre di Alda Merini, morì, Alda si sentì mancare la terra sotto i piedi e da lì a poco iniziò poi la trafila dei continui internamenti al Paolo Pini, il manicomio di Milano, nell'ottobre del 65.
Ecco, questa è una prima analisi del rapporto con il femminile di Alda Merini. Ci saranno altri approfondimenti in seguito perché ce ne sarebbe sempre così tanto da dire. Io vi ringrazio nel frattempo per avermi ascoltata fin qui. Vi ricordo che le nostre dirette sono tutte sponsorizzate da Bottega Cultura, quindi vi invito a visitare la bottega sul sito www.bottegacultura.it. Grazie ancora per l'attenzione e alla prossima. Buona serata.